Ciao, sono Daniel Salvi e benvenuto a questa chiacchierata su come si crea davvero un marchio di successo. Un marchio che tu possa utilizzare per la tua impresa, per la tua associazione, per anche quella che è la tua startup. Infatti, proprio nel caso dei nuovi progetti, una delle prime cose che vengono in mente è proprio quella di creare un marchio. E questo succede per due differenti motivi. Perché, da un certo punto di vista, non riusciamo in questo modo a visualizzare qualcosa, no? E che è poi il nostro progetto, e andiamo già a comunicare verso l'esterno, ma in un certo senso lo facciamo anche per noi, perché questo ci permette di dare un'immagine, ci dà una concretezza a qualcosa che noi abbiamo già inserito alla nostra testa e che quindi vediamo già realizzato in un certo modo, anche se ancora non esiste. Motivo per cui molti imprenditori si danno proprio da fare le prime battute a generare quello che è la propria immagine. È una cosa buona? E la risposta è molto più complessa di quello che si potrebbe pensare. Oggi vorrei proporti non solo tre delle cose che devi fare ancora prima di creare un marchio, ma poi ti svelerò anche i 5 segreti, quelli importanti per creare un marchio che davvero ti possa essere utile, che possa essere davvero di successo. Allora, partiamo da una considerazione importante. Il marchio in realtà è come se fosse la punta di un iceberg, perché è la fine di un processo di quella che è la visualizzazione della nostra impresa. Significa che l'impresa o l'associazione o la startup in generale deve essere qualcosa di già ben definito, non solo dal punto di vista del suo business plan, ma anche dal punto di vista della strategia di comunicazione. Quindi il primo passo che tu devi attuare è proprio avere una strategia di comunicazione. E questa strategia di comunicazione significa non solo sapere in che modo tu ti vai a collocare all'interno del mercato, ma anche sapere in che modo tu puoi essere distinto da quelli che sono delle altre aziende che altrimenti potrebbero, dal momento che sei molto vicino, confondibile con loro, potrebbero quindi soverchiarti in maniera molto veloce. Quindi il nostro obiettivo è proprio quello di dire: ok, noi vogliamo fare un marchio, ma prima sai effettivamente qual è la strategia più utile che tu puoi utilizzare per posizionarti nel mercato? E quindi se tu hai questa cosa, questo è il primo step che devi quindi completare per poi procedere agli ultimi due e quindi fare un marchio. Questo ovviamente è un suggerimento importante, perché come dico sempre, se tu non hai uno di questi tre step, poi il rischio, il fortissimo rischio, è che quello che tu vai a creare come il marchio, l'identità, magari non ti serve o magari è controproducente, e quindi devi fare il step indietro e quindi spendere altri soldi, detto molto semplicemente. Quando tu potresti fare un iter molto molto ben strutturato che ti porta a molti più risultati in molto meno tempo. Il secondo di questi step è certamente quello della identificazione dei tuoi valori. Significa che non solo devi sapere come posizionarti all'interno del mercato e quindi scegliere una fascia di prezzo o scegliere il tipo di espressione che tu vuoi utilizzare a livello appunto di comunicazione, cosa vuoi esprimere, ma anche quali sono i tuoi valori. Se per esempio tu immagini il mondo della moda, no? Che è un mondo che è molto comprensibile, perché anche verso l'esterno lo si comprende. Se tu poi è il mondo dell'anticonformismo, che fare in modo tale che l'anticonformismo sia un tuo valore, dovrai comunicare in maniera totalmente differente rispetto a che il tuo brand sia appunto il brand dell'eleganza, no? Quindi tu immagina un brand come Diesel e un brand come Armani. Sono due brand che sono completamente diversi, e sono completamente diversi da tutti i punti di vista, anche dal punto di vista grafico, e quindi anche il marchio dovrà essere completamente diverso. Tu immagina soltanto questa distinzione. Motivo per cui i valori, quello che tu vuoi esprimere, come lo vuoi esprimere, sarà fondamentale per capire poi effettivamente come andare a creare il tuo logo, il tuo marchio, quello che sarà poi l'effigie, no? Il tuo gioiello che metterai sui tuoi prodotti, sulla tua carta intestata e quant'altro.
E proprio su questa cosa, piccola digressione, il fatto che appunto il marchio non rappresenta che soltanto una parte minima di quella che è un sistema più completo, che è quello del sistema di identità coordinata, fatto di carta intestata, non solo i biglietti da visita, queste sono delle banalità, però anche tutti quelli che sono gli elementi fra icone, immagini, fotografie, che sono perfettamente utili a rappresentare e comunicare quella che è la tua il tuo valore, il posizionamento. Motivo per cui il marchio in realtà dovrebbe far parte di un progetto molto più ampio, che andrà proprio a scegliere come strutturare questo tipo di comunicazione non solo verso l'interno ma anche verso l'esterno. Quindi anche la pubblicità, come affacciarsi ad internet, quindi come anche strutturare un sito internet, deve essere tutto inserito all'interno di questo prodotto, questo progetto, e tutto questo deve essere coerente fra di loro. Quindi già abbiamo capito non solo che ti servono delle cose, ma anche che il marchio effettivamente da solo è soltanto un qualcosa di superficiale, che deve essere supportato e chiarificato da quelli che sono anche degli altri elementi appunto di identità coordinata. Ma il terzo punto è davvero molto importante per te, perché molto spesso quando un imprenditore parte con una propria idea, sceglie anche il nome, ok? Il naming, quello che noi chiamiamo naming. Questa cosa è un po' pericolosa. E ti spiego anche perché. Perché il naming in sé fa parte in modo stretto di quella che è l'identità. E quindi se tu hai già un naming, ti auguro davvero che tu possa aver scelto un naming che sia abbastanza unico da poter essere tutelabile e registrabile dal punto di vista legale. Perché molto spesso io vedo delle aziende che si chiamano ta-ta-ta facile, ta-ta-ta subito, no? Questa per esempio, imprenditoria facile, imprenditoria subito, quante ce ne sono di queste? Una caterva. E poi cosa fanno? Prendono appunto questo concetto e poi ci mettono insieme un marchio che dovrebbe rappresentare questo concetto. E quando poi magari questo progetto va bene, perché uno non è che parte con il progetto pensando che debba fallire, se va bene poi alla fine si ritrovano non solo un nome che è estremamente poco riconoscibile, perché ce ne sono altre migliaia e magari non riesci neanche a trovare il sito internet, devi fare un URL improbabile, ma ti ritrovi anche con un nome, un naming che non può essere registrato. Ed è una cosa terrificante se c'è poi un'altra azienda che vuole appoggiarsi a quello che è il tuo successo e magari rubarti in questo modo clienti. Motivo per cui se tu vuoi creare un naming va benissimo, però il mio suggerimento è quello di andare a verificare che questo sia disponibile anche a livello di pura registrazione, no? Quindi se ci sono altre aziende nel tuo campo, nel settore in cui appunto tu stai operando e nel settore anche geografico in cui la tua azienda opera, che hanno già registrato quel nome. E questo accade molto spesso, soprattutto se i nomi sono comuni. Ma è una cosa anche molto utile, perché se tu utilizzi un nome particolare, anche la tua comunicazione sarà particolare, no? Quindi molto spesso anche non solo quella che è la strategia, e quindi ma anche il nome andranno a creare degli effetti su quello che è il modo di esprimere il tuo marchio. Tu pensa soltanto a tutti quei marchi, per esempio Armani abbiamo detto, che partono da quella che è la parola, no? Quindi sono dei logotipi, no? Che sono soltanto una scheda. Quindi Armani non potrebbe essere in quel modo lì se non con un nome che avrebbe potuto registrare. Dunque, i tre passi sono la ricerca a livello strategico di quella che è la tua strategia di comunicazione, e in secondo luogo il fatto che tu debba avere dei valori ben identificabili che possono aiutarti poi scegliere un modo di comunicare ben identificato anche da un naming che può essere protetto. E quindi questi sono i tre passi, i tre step fondamentali che devi assolutamente attuare. Una volta che tu hai finito questa cosa, allora io ti assicuro che puoi procedere per finalmente avere un marchio, un logo, quella cosa che finalmente potrai mettere come spilla sulla tua carta intestata, nel tuo ufficio, sul tuo sito, qualsiasi cosa che può rappresentare davvero la tua azienda e
davvero darti un qualcosa in più, una distinzione anche visiva rispetto agli altri. Adesso andiamo a vedere le 5 caratteristiche di un marchio di successo. Significa che non solo questo marchio è di successo perché è inserito all'interno di un progetto di identità grafica, che quindi ti assicuro essere molto dispendioso da un certo punto di vista, ma che produce un ritorno incredibile, perché genera un aiuto in quello che è una sorta di moltiplicatore. Se tu hai un'identità riconoscibile, un'identità che suscita effettivamente tutti quelli che sono i migliori risultati, allora il valore stesso del tuo prodotto è come se fosse moltiplicato, anche a livello di percezione esterna. Quindi assolutamente consigliato il fatto di investire molto di più e di non pensare assolutamente che questi risultati possono essere ottenibili attraverso il marchietto da 100 euro, da meno perfino, no? O fatto dal cugino. Perché non sono delle cose che possono aiutare la tua azienda, anzi la possono perfino distruggere, dal punto di vista proprio quella della reputazione. Perché se noi abbiamo un marchio che non è stato creato in modo professionale, anche l'immagine della nostra impresa sarà assolutamente non professionale. E quindi noi che tendiamo a dare un giudizio nei primi secondi dopo che abbiamo visto qualcosa, e questa cosa ci ritorna poi come un boomerang, perché alla fine se noi abbiamo un marchio fatto male, noi siamo le aziende fatte male. Questa è la pura verità. Andiamo a vedere adesso come i marchi devono essere creati. Per prima cosa, il marchio non deve essere confondibile. Significa che il marchio, e succede molto spesso, non deve ricordare neanche da vicino, né nel naming, né nella sua immagine proprio icona, il simbolo, il pittogramma, quello che noi chiamiamo pittogramma, non deve ricordare altre aziende del tuo settore, non deve essere confondibile o pestare i piedi ad altre aziende, perché poi ovviamente questo potrebbe creare diversi problemi, ma anche perché è anche del tutto controproducente. Quindi ovviamente bisogna trovare quanta più unicità all'interno del modo di rappresentarsi graficamente. In secondo luogo, la seconda punta regola è che il marchio sia evocativo. Tu pensa soltanto al marchio Nike, ok? Il marchio Nike è lo swoosh, che è stato fatto, tra l'altro, piccola parentesi, da una studentessa, no? E che è stato generato sulla base di quel... Ovviamente ci sono diverse storie a riguardo, ma di quello che è il movimento, no, come si dice, del rovescio, no, del tennis, alcuni dicono questo, ma molto più probabilmente, e questa è la storia più comune, appunto le ali della Nike, ovvero della dea della vittoria. Quindi sono comunque degli elementi evocativi. Ok? Alcuni utilizzano perfino proprio delle immagini rappresentate, per esempio immagina Versace, utilizzare appunto una serie di immagini provenienti dalla cultura latina, dalla cultura greca e quant'altro, che ti riporta alla mente alcuni tipi di sensazioni e quant'altro. Quindi il mio obiettivo è quello di consigliarti proprio di fare in modo tale che il tuo marchio non sia semplicemente un insieme di forme, ma che possa ricordare allo spettatore delle sensazioni, perché inserite all'interno di un'evocatività, qualcosa che magari rimanda ad un significato più profondo. La terza cosa importantissima è che il tuo marchio sia leggibile. Significa molto semplicemente che dal punto di vista ottico questo marchio deve essere leggibile da lontano e anche in movimento. E soprattutto leggibile anche in bianco e nero. Ok, adesso noi stiamo praticamente andando nello specifico, però ti voglio soltanto introdurre il fatto che i marchi che non sono riducibili in bianco e nero hanno una forza molto inferiore rispetto a quelli che riescono, perché effettivamente la potenza di un marchio è anche quella di essere traducibile in tutti i tipi
di formati. Quindi se tu per esempio hai un'applicazione in cui devi mettere un marchio bianco e nero, devi essere capace di farlo. Quindi importantissimo. E soprattutto il fatto che, come abbiamo detto, è una cosa importante essere riconoscibili subito, come appunto istantaneamente, anche in movimento, anche se in piccolo, il tuo marchio deve essere non impastato. Cioè se tu vedi che il tuo marchio poi diventando piccolo diventa una poltiglia, un qualcosa di una poltiglia di pixel, allora vuol dire che effettivamente non hai fatto un buon marchio. E poi adesso arriviamo a capire il perché. Perché il quarto di questi trucchi è quello della semplicità, ovvero fare in modo tale che il tuo marchio sia semplice. Significa fare in modo tale che non sia un insieme, per esempio, che ricorda più un'illustrazione che un marchio, che uno stemma, per dirti, no? Qualcosa deve essere di minimale. Ed è importantissimo che sia minimale. Poi ovviamente ci sono anche dei settori, per esempio nel mondo della moda, ecco, dove questa regola non viene applicata e che quindi trovi dei marchi quanto più complessi. Ma in realtà anche lì, se vai a vedere, negli ultimi anni si sono resi conto che più un marchio è vicino ad essere minimale, più può essere riprodotto, più può essere anche ricordato a mente, no? Soltanto immagina, c'è stata una serie di studi su quello che è il marchio di Apple o il marchio Target, e hanno fatto fare la prova a un centinaio di persone di ridisegnarlo da capo, no? E molte persone si sono avvicinate, almeno con la testa, a voler appunto rappresentare quel marchio lì. I risultati sono stati ben diversi. Se tu pensi a un marchio come Apple e un marchio come quello di Starbucks. Starbucks, che è molto complesso, il marchio di Starbucks è stato distrutto perché non è possibile mettere all'interno della nostra memoria così tante forme per poterle poi crearle in un secondo momento soltanto a partire dalla nostra memoria. Nonostante questo, comunque Starbucks è riuscito a diventare iconico perché poi c'è stata un certo tipo di ripetizione. Però nel caso di un nuovo progetto, la cosa più importante è che il marchio sia minimale, semplice, veloce da ricordare e anche veloce da ridisegnare. Una particolarità è proprio quella di far finta, in realtà è una prova del 9, prendere una persona a casissimo e dire: ok, adesso io ti spiego come è fatto il mio marchio e tu me lo vai a ridisegnare senza che tu possa vederlo. E vedi un po' come se si avvicina oppure no. Questo è un piccolo gioco, ma che ti permette di capire se è abbastanza semplice. Ultimo suggerimento che ti do per il tuo marchio è quello di fare in modo tale che sia senza tempo. Senza tempo, timeless. È una cosa importante perché ovviamente nel nostro studio noi facciamo timeless branding, ovvero noi creiamo delle identità che vanno non solo bene per questo periodo storico, ma che sono progettate per rimanere nel tempo. Per rimanere davvero per decenni, proprio perché seguono tutte queste caratteristiche che abbiamo identificato insieme e che quindi vanno a generare un'immagine che può essere adattata e che quindi è semplice e che non va a seguire quelle che sono le mode. Per esempio, se un anno vedi che tutti quanti utilizzano le sfumature, se un anno vedi che tutti quanti utilizzano, non lo so, appunto le illustrazioni, poi passano gli anni e queste mode passano e invece tu hai sviluppato un brand, un branding, no? Una tua immagine coordinata che rimane nel tempo, che rimane efficace e soprattutto che non deve essere cambiata, perché più cambi volte appunto marchio e meno puoi essere riconoscibile. Tu pensa a quanto sia difficile cambiare un marchio. Una cosa che avevo visto negli ultimi giorni è, per esempio, Grand Vision, che è un marchio nato dall'unione di Avanzi e di Optissimo, di queste due aziende, stanno ancora da anni lì a cercare di far capire che si tratta di un'unione, no, fra Avanzi e Optissimo, e quindi Grand Vision, proprio perché devono fare un rebranding, no? Devono rifare questo procedimento da capo. E quando hai un qualcosa che è molto distante da quello da cui sei partito, ci vuole del tempo e quindi devi fare appunto
queste tecniche per far capire al pubblico che stai diventando qualcosa. Il nostro obiettivo è quindi di creare da zero un'identità che tu possa portarti da lì in poi per sempre, senza che tu abbia da ritornare indietro e quindi perché hai sbagliato i primi tre passi che abbiamo visto insieme, ma che poi in questo modo tu possa anche avere un certo tipo di riconoscibilità completamente maggiore rispetto a qualsiasi altro tipo di competitor. E quindi il tuo marchio è così che diventa di successo e non in altri modi. Quindi ripetiamo, il deve essere non confondibile, deve essere evocativo, deve essere leggibile in tutti i modi possibili e poi infine deve essere molto semplice e timeless. Dunque, abbiamo visto insieme quelli che sono i tre passi da fare prima di fare un marchio e poi durante, e mi raccomando, applicali e falli applicare da chiunque tu vorrai per appunto creare la tua identità coordinata. Noi ci vediamo molto presto, tu intanto seguimi qui su questo canale e noi ci siamo su Facebook, su YouTube, stiamo creando anche un bellissimo corso che si chiama Branding Leaders, che ti spiegherà esattamente tutti i passi, quelli che abbiamo visto, per creare un brand di successo. Abbiamo fatto un corso di un'ora assolutamente gratuito che tu puoi, a cui puoi accedere lasciando la tua mail e che per proprio capire quali che sono gli errori da evitare e che devi evitare se vuoi un brand di successo, ma soprattutto il segreto dei più grandi brand che hanno utilizzato appunto per diventare grandi brand. Quindi io ti lascio questo link in descrizione e poi noi ci vediamo al prossimo video e ti auguro una buona giornata, ma soprattutto un buon brand. Ciao!